Ciao a tutti, benvenuti in questo interattivo. Allora, andiamo a vedere che consiglio c'è per voi. Quindi, allora, userò l'oracolo risponde, l'oracolo delle emozioni, i messaggi delle fate, le sibille, e i tarocchi Lazzi Tarot, e la vera sibilla italiana. I tarocchi Universal White, la vera cartomanzia, sono le sibille, e i tarocchi Osho di Zen e le sibille Lenormand. Quindi andiamo a vedere qual è la vostra energia, quindi consiglio della settimana per voi. Quindi prendiamo un oracolo, prendiamo questi tre oracoli. E poi le giriamo tutte insieme e andiamo a vedere qual è proprio il consiglio. Quindi andiamo a vedere cosa vi capiterà questa settimana, quale consiglio c'è per voi. Con chi avrete a che fare, se avrete una scelta da fare, andiamo a vedere di che scelta si può trattare. E vediamo che cosa vi consigliano le mie carte. Ok, prendiamo l'ultima. E andiamo a vedere. Allora, qua è uscita la carta del pensatore, quindi avrete molte cose a cui pensare, quindi probabilmente state valutando se in ambito lavorativo, che sentimentale, oppure di qualcosa da fare. Magari non riuscite a concentrarvi, forse su un determinato pensiero, e quindi qua le carte vi consigliano che dovete riflettere un po' di più, vediamo anche. Sì, perché qua siete proprio insicuri, probabilmente avete, come dire, non riuscendo a pensare, avete paura anche di dire parole a vuoto o comunque magari potreste fantasticare su una persona, quindi qua proprio il pensiero di vivere di illusioni, siete molto pensierosi e vedo anche insicurezza. Qua dice rilassati, smetti di voler controllare tutto a ogni costo e le porte si spalancheranno davanti a te. Quindi questa tua insicurezza cerca di non soffermarti su questa cosa qua, ma anzi cerca proprio di riflettere su tutti i pro e tutti i contro nella situazione in cui sei. Vediamo. Qua difatti ci sarà una riconciliazione, può essere un rapporto sentimentale in ambito di amicizia, può essere un blocco riguardante al lavoro. Difatti, io vedo qua con l'otto di coppe dove c'è proprio questa coppa in mezzo all'acqua, quindi dei sentimenti con dentro fuoco, quindi un sentimento proprio vero. Vi state un po' allontanando, forse per andare a cercare la luce, l'energia, forse un rapporto finito e state cercando di capire. Difatti qua c'è il letterato, una persona che è molto intelligente, che comunque tiene in mano dei segreti, delle cose molto importanti, le tiene lì ben chiuso, custodito. Quindi probabilmente state cercando delle rivelazioni. Difatti in questo momento siete il pensatore, state vedendo bene
cosa fare, come muovervi nel modo più giusto. Difatti voi non è che siete fermi in negativo, ma anzi in positivo per cercare la luce dentro di voi. Difatti qua ci sono stati degli impedimenti, probabilmente avete avuto delle sfide o forse dei segreti che qualcuno vi ha detto, e forse dei progetti contrastanti, ma adesso siete in via di guarigione, adesso state proprio guarendo, e con tutti i chakra vedo molti fiori di loto. Quindi qua state guarendo sia dei pensieri, sia dei sentimenti, proprio in tutto e per tutto. Per quello ti dicono di rilassarti, che magari in apparenza può sembrare tutto ancora confuso, ma in realtà no. Qua c'è la scopa e la frusta, come dire, sì, hai avuto una situazione proprio dove probabilmente una persona ha agito alle tue spalle, si è riversato tutto contro di te. Effettivamente è così, però questa situazione va a finire perché con la guarigione e con il messaggio delle fate, qua dice proprio che ci sarà una guarigione e puoi finalmente rilassarti, che questo periodo dove sei stato ferito, dove sei stato attaccato alle spalle, dove hai avuto queste difficoltà, degli impedimenti di andare avanti, finalmente avrà proprio prendere le tue energie, vitalità e ci sarà un rapporto che si consoliderà. Forse un rapporto che c'era già, quindi non penso che sia un rapporto nuovo, ma un rapporto che si è chiuso, messo in pausa. O se riguarda il lavoro, probabilmente potreste andare avanti se magari vi è stato detto che va a finire, va a concludersi un contratto, vedo che invece va a continuare. Questa è l'energia della settimana. Spero che vi sia piaciuto. Se vi siete ritrovati, lasciatemi un like o dei commenti e ci vediamo nei prossimi video.